Buongiorno, buongiorno, io c'ho sonno, veramente, ecco qua, l'ho detto che rimanevo in pigiama e in pigiama sono, peraltro un pigiama a tema con uno degli argomenti della live non so, ma sto cambio, ho la faccia, mano, mi sembra che non lo so, ma è passato sopra un, un tir, ma c'è... ieri abbiamo acceso il riscaldamento a palla di fuoco, oggi probabilmente saranno 22 gradi, sto... Uh, a pezzi! Te, tempo, deciditi. Ma intanto, grazie a VES, che ormai compie 29 anni, ehm, 29 anni di sub al canale Twitch di Taste italia o bedtaste.it se navigate sul sito. Red da Mandalorian, no la vedrò stasera, uh, buon mando di anche a te, uh, meme di venerazione finora sempre attuale, uh, al momento dissento, fa anche rima, ma a uh, questo inizio di terza stagione non mi sta dicendo Absolutely anything, quindi vedremo un po', e poi ne parlavamo anche ieri, ieri non, non t'ho visto in chat, e però ecco, chiaramente rimando il giudizio definitivo al termine della, della terza stagione, però al momento è, è un sentito... Mm, eh, Buongiorno Director Scott, buongiorno anche a te. la primavera, no, ragazzi, veramente a pezzi. A pezzi. peraltro ho dei capelli, non lo so. Io ho fatto la doccia, mi sono asciugati, sono rimasti pff, veramente tipo, non lo so, le, le, il manager di coso di, di Mike Tyson. Uh, Twitch top 90, Mandalorian is for child. No, it's for the child, is for Grogu, Ted Lasso is for men. Vabbè, sì. Eh... Effettivamente stiamo su livelli qualitativi ben diversi, ma sono anche generi diversi, per cui boh, non ha troppo senso stare a paragonarli, diciamo. Però uh, sicuramente prendendo la scrittura in sé, mh, eh, ci sarebbero tante cose da dire su quanto uh, Star Wars non ne sta azzeccando più una. Marina, lei è ingrassatissima perché senza la SIAE nelle storie non arriva l'assegno per la primavera. Oh, mamma mia, è vero, c'è cioè, proprio beccato l'accordo fra il mancato accordo fra la SIAE e Meta, proprio dei momenti, dei, dei giorni topici. Scusate, devo controllare qua una cosa. Vedo, intravedo Martina in chat, quindi fatemi vedere se ha messo una qualche storia che magari. Condivido in diretta, no? Not yet, allora <coughs> sperando <coughs> di non morire nel mentre, no. Loretta Goggi, Bess, eh, sono troppo etero per eh, capire il riferimento. Sto giro, eh, spiegamelo. Ha fatto l'oretta cioè, Ah, che, fret che fretta c'era mai data primavera? Quello ah. Ah, sì, 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 ok, sì, scusa, è vero, è vero, è vero, è vero. Un attimo, cioè, do, dovete capire che veramente oggi è un, un, una diretta difficile, non che non abbia dormito ieri, eh, perché assolutamente non... Ho boh. letto anche orario abbastanza normale, eh, 11 e tre quarti, non sono roba del genere, sveglia 6 e tre quarti, 7, insomma... 7 ore lì distratto della memorabilia Dietro. Uh, ah, è vero perché io non c'è. Sì, questo è a parte che è ancora pure qua un work in progress adesso. Vabbè, vediamo. Però intanto si poteva fare il little reveal. allora qua sopra. Oh, c'è ancora una mensola. Eh, non si gira abbastanza la camera. Qua è. Aspetta, poi faccio così perché, sennò, è coperto dal bed and breath. No, così qua è coperto dal bed and breath. Fa solo, vediamo, c'è uno scontro fra uh, Decepticon e Autobots. Ho recuperato tutto quello che dovevo recuperare mh, nella, nella vecchia magione che ha ospitato uh, la mia età verde. Quindi qua, Tripticon, perfettamente funzionante. Ancora non ci sono le batterie dentro, ma um, i connettori sono pulitissimi. Quindi là ci ho messo i, i, i cattivi, di qua ci ho messo i buoni. C'è eh, Guardian... Qua ho perso un pezzo. C'è cioè una delle antenne che stava sul braccio. Boh, non, non lo ritrovo. Ma in realtà, poi ce n'avevo. Allora, di... non, non, non ho ritrovato Megatron. Non ho ritrovato Optimus Prime, perché quello non è. Eh, Optimus Prime è con voi, eh, se ben ricordate la versione eh, alternativa. E vabbè, è un po' una tragedia, però. Tant'è chiaramente. Sulla Menzo ci ho messo quelli uh, in condizioni migliori, perché per quanto io sia stato sempre maniacale e preciso anche da, da, da bambino, eh, sono comunque sia giochi che ci hanno 35 anni sul groppone. Poi qua ci ho messo un, altro un po' altre rubine. Allora, c'è un uh, mashup fra i MOTU, i Masters of the Universe... E poi ho ritrovato i cioè, Ridella che penso non lo so. Hanno fatto 13 puntate di, di, di sto cartone animato. E io ero fissato e quindi vabbè, cioè, ho ritrovato anche la bambola di Ridella che, peraltro, ho visto. La mettono in vendita usata tipo la mia. Di prezzi folli su eBay. Ma la gente sta male. E poi sì, ci ho messo un po' di moto, quelli messi meglio. Il castello di Greyskull School perfetta, originale dell'epoca vede vintage eh, ci ho messo quelli me messi meglio in realtà ce, ce ne sono altri eh, di, di Motu che ciò che sono uh, perfettamente conservati ma al momento ho preferito fare questo anche qua scontro buoni e cattivi in quel modo poi food fighters anche questi originali del tempo questo invece originale del tempo ma più recente sono un po' di robe di hit che ho un po' comprato, un po' anche contenuti nei preschiti. In realtà, quelle che si vedono sono no, non è vero. il Peluche stava in un preschitto, un video credo della seconda parte. La, la statua, la, la figure della NECA l'ho comprata, eh, il diorama fan come l'aveva regalato Sara. Ehm, e qua dietro invece c'è la, la barchetta che avevo trovato in albergo a Madrid eh, al, al primo Junkers, cioè ragazzi intorno in camera di notte e mi ritrovo nella, su, sopra il letto in una stanza dove io già ero, già ero entrato e non c'era niente mi ritrovo questa barchetta e mi sono cagato addosso e poi scendivo sulla storia di Derry che lo stesso era contenuto nella, nel Press kit dove c'era anche quel, quel peluche poi vabbè sotto ci ho piazzato i due, le, i due elmi di Bumblebee e... Optimus Prime versione moderna, qua in realtà sotto ci sono altre robe. C'è il ring di Wrestling con le uh, figure della, della Asbro, linea 91 e 92. Mi pare no, non vedo. queste mi sembra che sono tutte della Wave del 1991. Accanto, vabbè, ci ho piazzato Voltron. Hero Quest del tempo e il mitico Attenti al furbo. E qua dietro, sì, sì, assolutamente. Eh, Ikea Forever, cioè, non puoi capire. Ehm... Io e Sara abbiamo peregrinato uh, virtualmente e fisicamente il mondo, eh, ma tanto poi se, se andavi alla Maison du Monde trovavi le stesse robe che comunque sia uh, vende, vende Amazon, uh, le stesse, pare pare, e, mh, stesso prezzo. Alla fine la roba più pratica qual è? Team Ikea, dietro ci ho messo tutti, adesso non so se... Boh intanto rilancio la storia che ha fatto Martina bello come praticamente non sto minimamente parlando di mondo dello spettacolo ma devo tenermi sveglio vediamo se si vede qualcosa anche perché appunto oggi c'è un sole della Madonna sta arrivando e quindi beh, bene così eh, per carità ci ho messo anche qua un po di strip led contrariamente alla sala al soggiorno dove dietro la tv eh, ho piazzato le, le Uplay della, della Philips unicamente perché le ho trovate in offerta a Black Friday sì, un po si eh, le ho trovate in offerta a Black Friday pagandole una cifra irrisoria insieme al bridge di controllo per tutte le, le luci smart qua ci ho messo le strip led Govi che costano una una fesseria, ci cioè ho messo le, le, le basi, quelle che sono semplicemente collegate con l'app senza uh, Alexa e robe varie. Perché alla fine sti cioè faccio tutto da qui e volano al secchio. E, mh, quindi sì, cos'è che allora voglio quel castello Ah, Grey School, Twitch Tom. Cioè, non, non farmi commentare questa cosa come se fossi appunto l'uomo fumetto dei Simpson, la tua ignoranza mi rattrista e mi diverte allo stesso tempo. È, è il cappello di, di Martin McFly, Ritorno al futuro parte seconda. È, che cacchio, facciamo, facciamo le persone serie qua dietro. Poi, probabilmente di tanto in tanto, varierò a seconda mi gira seconda come mi girerà il modo. Perché qua ci ho messo: Vabbè, sì, ritorno al futuro con tanto di foto olografica che stava dentro. Un'edizione eh, home video, qua va un po' a funco, una riproduzione di quella marca di Modellini che non mi ricordo mai il nome. Anche quello pezzo originale, datato credo 1988, Incredible Voice Changer, che quello funziona ancora. Se ci metto le pile dentro, cambia la voce. E, eh, sì, ah, hanno ho letto, Daniel dove hai scritto? Quindi tu, aspetta, quindi tu da ragazzo eri per i Transformers e non per i pattonissimi leggendari Biocom? Sì, ero assolutamente Transformers. Eh, 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 sì, 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 sì. Eh, Lego, Lego sì, Lego c'è Stranger Things, poi davanti anche lì delle... Uh, non so mai come indicare, ma queste un po' di uh, robe tartarughe ninja, questo va bello. Questo me l'ha mandato all'epoca la Lego, ci cioè, abbiamo fatto un unboxing il video su... Cosa su, su YouTube, un di bad taste. Questo invece l'avevo comprato io, è, è Dolgoodoro. Oh Dio, aspetta, non, non mi ricordo. Sì, comunque sia, sono due set, uno più grosso e uno modulare che è stato anche insieme eh, di quando era uscito Lo Hobbit. E francamente, devo dire che i set Lego dello Hobbit sono la cosa migliore di quella, di quella trilogia. E, sì, quindi eccoci qua. In realtà poi nel resto della stanza stanno accadendo altre cose che vedrete a tempo debito io me lo sono pagato eh, vabbè io casta che devo fare anche se in realtà <ride> avremmo tutti preferito che eh, magari Lega avesse cacciato i sordi non me lo compravo pure se cacciava prima i sordi vabbè. che dire allora scusate devo vedere. one thing Vabbè, uh, quei set Hobbit valgono ora, sì, uh, ma qualcosa sto vendendo, poi l'ho detto tranquillamente ehm, perché ci sono dei, dei, dei set che tanto non ho, non ho modo di montare e ho comprato, eh? non che mi è arrivato chiaramente per, per lavoro. Eh, non, so, non so dove mettere, quindi me ne sto liberando a tempo, a tempo... sì anche io ho quella ho quella piccola però non quella che è uscita dopo cioè quella la, da lego Lego ideas di, della wave di quando è uscita anche questa solo che non, non, non ricordo dove cazzo l'ho messa la, ogni, ogni tanto scendo di sotto in garage a recuperare scatole di roba eh, però siccome appunto stiamo anche eh, razionalizzando um, la, la disposizione dei, dei ciaffi dentro casa chiaramente non è che rimetto fuori tutto però appunto ogni tanto cambierò qualcosa probabile che il tuo modello di DeLorean valga più di una DeLorean vera e intendi quello Lego sì so che adesso ha delle, delle ottime quotazioni ma io li ho aperti e li ho montati perché cioè, tanto non sono uno scalper poi no, allora no, la DeLorean l'avevo comprata la Lecto 1 mi sa che una l'avevo comprata e poi mi sa che me ne era arrivata un'altra che mi aveva mandato la Lego. Così all'epoca, ancora io e Sara non vivevamo insieme, quindi l'avevo regalata a lei. E vabbè. Comunque ti capisco, ho fatto la stessa cosa, tenuto solo alcuni set di Lego Super Mario, la stanza di Torcicione con Korg e la foggia dell'armaiola, anche se rivendere ci guadagna il tribo. Sì, devo dire che insomma, non è così automatico il fatto di rivendere i Lego, soprattutto se hai dei set eh, importanti, Uh, che chiaramente costavano a prezzo uh, originale abbastanza, e che quindi adesso, se guardi le, le quotazioni su Bricklink, uh, eccetera, eccetera, puoi rivendere a, a delle cifre uh, considerevoli, a patto appunto di, di, di trovare la persona uh, interessata. Cioè, quindi ecco, uh, il Brickheads dici anche quelli di Homer di e Krusty valgono, ma sì, sì, ma. Loro stanno lì, hanno la vita loro. Poi ho è giallo come Bumblebee, ma no. Noi adesso terremo e monteremo di set grossi che ci sono rimasti uh, Diagonale, La camera dei segreti, che in realtà quello no, era un press kit che mi ha mandato Warner, non Lego. Non a Natale 2022, a Natale 2021, mi pare. Uh, poi la casa, quella. La reissue, la, la riedizione re re, re della casa, quella dei, dei fantasmi, poi eh, che altro? Ah, la torre di Ortank del, del Signore degli Anelli, che quella l'ho presa nel 2014. Ancora la devo montare, però appunto devo ancora posizionare delle cose qua in giro in questo ufficio/slash uh, setting. Sì, guarda, è proprio quello che ho venduto. Ma. L'ho venduto, venduto bene, ecco, uh, sono, mi, mi reputo soddisfatto della, della cifra alla quale l'ho piazzato, quindi va benissimo. Poi non è che... Ragazzi, non è che... Cioè, non, non è comunque sia, per, per quanto uno possa rivendere a prezzo maggiorato un set Lego fuori catalogo, non è che stiamo comunque sia parlando di, di una cifra, non, non è fai, fare 6 al superiore lotto ecco. Però... Però comunque sia, eh, stavo dicendo: sì, no, appunto la casa infestata. Poi qualcun altro ci abbiamo di grosso? Ah, la casa di, di Kevin McAllister. Insomma, rimango perso l'aereo. E... e basta. Poi in realtà, dei set più piccoli ma uh, piazzabili dentro casa in maniera più, più agevole. Cosa mi è rimasto? Lo, lo Yellow Submarine dei Beatles, mi pare. sì uh, I due set di Friends. E. Eh? Boh, non mi ricordo. Però sì, ecco, quelli chiaramente resteranno uh, in secula seculorum perché sono set uh, finissimi. Peraltro dovrei trovare anche quello di The Big Bang Theory e cos'era l'altro? Non mi ricordo. Che vorrei capire dove piazzare, ma non, non, non li ritrovo. Cioè, stanno lì sotto in garage, per carità, però è in cantina. Vabbè, ma visto che, oltre che parlare dei... dei dei ciafi che piacerò in ufficio, bisogna anche parlare di mondo dello spettacolo. Andiamo a condividere lo schermo e a seguire un po' quello che è successo nelle ultime ore. Innanzitutto, Berni. Ieri sera era programmata per questa mattina. Ah, in aspetta, ra rapidissimi. Eh, Deadline ha confermato la questione eh, che era già stata anticipata da Jeff Snyder. Quindi andando a confermare ulteriormente eh, quello che non lo so. Allo stato attuale delle cose, tolte le riviste eh, le riviste, i magazine super embedded come Deadline e Variety è. Eh, eh, lo scooper più, più affidabile degli ultimi eh, tempi, ovvero sia Jeff Snyder, che ieri aveva appunto anticipato il fatto che stando le informazioni in suo possesso, Damon Lindelof e Jansen Britt, uh, Britt Gibson si erano levati dai coglioni dalla, dalla Lucasfilm e ecco qua, update, deadline, ha confermato la questione. Quindi eh, non c'è pace né fra gli Ulivi né fra le stelle della galassia lontana lontana sembra un po' palese che non sanno più che pesci pigliare e soprattutto sono mh, sembrano essere consapevoli del fatto che hanno già fatto un po' troppe cazzate e che non devono farne più. I miei dubbi stanno tutti sul fatto, ma hanno capito come evitare di fare queste cazzate? Eh, lo scopriremo, peraltro eh, fra due settimane un po' di più c'è la Star Wars Celebration di Londra, vedremo se annunceranno qualcosa di... Rilevante, ma comunque sia, rimanendo in casa Disney, diciamo: a parte che, ok, uh, ah, è vero, non avevamo più messo ieri, la nostra corrispondente from the USA uh, ha fatto in occasione dell'uscita de, dell in digital HD di Avatar, la via dell'acqua, una cosa che eh, anche noi che siamo qua in Italia le stiamo invidiando moltissimo, ovvero si ha visitato la Lightstorm a Manhattan Bay, Manhattan Bay che non sta, eh, non, non la Manhattan di New York, ma la Manhattan Bay di, di Los Angeles, dove c'è appunto la, la Lightstorm, la società del signore, che, di quel tizio che ha diretto 3-4 film a basso budget che insomma hanno... Incassato due spicci um, al box office, quindi se vi interessa sapere cosa la nostra, Silvia sì, vediamo le foto eh, a questo punto: che figata! Questo, questo è l'Oscar vero, cazzo quanto è grosso, ehm, vinto per gli effetti speciali appunto di, di Avatar 2. Qui vabbè, c'è tutto il recap. Qui un po' di, di prop, statue e quant'altro. Che figata. Cioè, me, avatar, sapete, non fa impazzire, però cioè, vai in sti posti, vai lì e chapeau, rispetto. C'è altra? No, ok, vabbè. Dopo, se vi interessa scoprire. scoprire cosa è stato detto in questo incontro con la stampa, andate sul sito e leggete. Vedete, poi non lo so. Secondo voi avatar la via dell'acqua. John Landau ci fa visitare la Lestor e parla del sequel è un titolo clickbait. No, perché sapete, non, non abbiamo potuto scrivere nel titolo uh, tutte le 4.000 parole dell'articolo di Silvia. Quindi non lo so, eh. scusate, qui era, era un momento, era un momento polemica contro i coglioni che popolano i social. Uh, gente che manderebbe in pensione Landau e Cameron, quando insieme fa, hanno fatto i miliardi al botteghino, eh? Sì, no, ma per carità, sapete, io, cioè, chiaramente sono film, serie TV, quel che l'è, quindi ognuno ha un suo giudizio. Detto ciò, che a, a James Cameron, che cazzo gli vuoi dire se non a prescindere, c'hai ragione te. Però andiamo un po' a vedere cosa è successo, o quantomeno cosa è successo, cosa si sta dicendo. Uh, intorno alla, alla defezione di Vittorio Alonso, che ricordiamo venerdì scorso ha abbandonato i Marvel Studios. Uh, ieri qualcuno in chat, non ricordo chi, ipotizzava quella che poi si è rivelata essere una, una delle indiscrezioni che sono state dette nelle ultime ore, ovvero sia che magari lei potesse essere la causa. Uh, del, uh, degli attriti fra le società che lavorano agli effetti speciali alla post produzione eh, e i Marvel Studios stessi, una questione di cui abbiamo parlato più e più volte nel corso degli ultimi mesi, perché come sapete, a causa della, della pandemia di nuovo coronavirus, si è creato uh, questo imbuto uh, per cui tutte le produzioni che si erano fermate durante la pandemia, sono ripartite e nel mentre se ne sono aggiunte delle altre, quindi c'è stato un accavallarsi continuo di, di lavoro da fare, le società di effetti speciali, bene o male quelle sono, e, e, e quindi eh, abbiamo visto che poi in svariati film, spesso anche della Marvel, non c'è stato il tempo e forse neanche il budget necessario eh, a lavorare questi effetti nella maniera... Adeguata. Comunque sia, non si sa ancora nulla di ufficiale sulle motivazioni dietro l'addio di Vittorio Alonso ai Marvel Studios, avvenuto repentinamente venerdì scorso e rivelato solo lunedì. La produttrice rivestiva uno dei ruoli più importanti in assoluto all'interno dell'azienda e vi lavorava da 17 anni, contribuendo fin dall'inizio a mettere insieme l'universo cinematografico della Marvel. È stata la Vittorio Alonso a decidere di andarsene o è stata invitata a farlo? Negli ultime ore sono arrivate voci contrastanti a riguardo. In molti si sono affrettati a evidenziare il tempismo di quanto accaduto poco dopo, cioè la performance deludente di Ant-Man and the Wasp Quantumania al box office. C'è chi afferma che sia stata Alonso a lasciare, frustrata da una serie di scelte che non condivideva e chi invece ritiene che il suo addio sia legato ai crescenti malumori nell'industria degli effetti visivi. Dalla quale eh, negli ultimi anni sono scaturite numerose polemiche e proteste, l'ultima delle quali proprio rivolta verso i Marvel, Marvel Studios. A gennaio, Vulture aveva dedicato una lunga inchiesta alle condizioni di lavoro degli artisti sugli effetti, eh, degli effetti visivi nei diversi studios che si occupano della post-produzione dei film Marvel. Nell'articolo si citava Alonso, che poi è scritto così: Alonso, Bernie, che Bernie e lo sport mm, vivono a una distanza maggiore di quella che esiste fra me e Mirko e lo sport, ok però tutte le volte che ha scritto solo Alonso penso al pilota eh, e si parlava di una blacklist compilata da lei blacklist che però veniva smentita categoricamente da un portavoce di Marvel Studios ieri Chris Lee senior reporter e autore dell'articolo di Vulture ha rincarato la dose su Twitter oggi è giornata di stracci che volano eh Così tante fonti dal mondo degli effetti visivi mi hanno detto che Vittoria Alonso è stata personalmente responsabile per l'ambiente di lavoro tossico alla Marvel, una kingmaker che ricompensava la fedeltà indiscussa con una valanga di lavoro, ma gestiva anche la blacklist che lasciava allucinati nel terrore i grandi professionisti degli effetti visivi. Aveva una quantità incredibile di potere, intervenendo Aspetta, segnalo se qualcuno può. Uh, uh, uh. Vabbè, correggilo dopo. Uh, intervenendo su tutte le più grandi decisioni creative dei film e delle serie TV Marvel, uh, Kevin Feige e Victoria Alonso approvano personalmente ogni singola inquadratura, tutti gli effetti visivi, cosa che solitamente viene fatta dal regista o dallo showrunner, mi spiega un tecnico. La persona principale di cui hanno tutti paura è Victoria Alonso, spiega un altro tecnico. Se le piaci lavorerai e farai strada nell'industria. Se la fai arrabbiare in qualsiasi modo, verrai escluso. Ma Joanna Robinson, giornalista di The Ringer, che da quattro anni sta intervistando gli impiegati della Marvel per realizzare un libro, smentisce categoricamente quanto detto dal collega. Ok, già qui il presupposto. Tu fai un'intervista cioè, nel senso. Vabbè, è da capire che il taglio di questo libro perché se è una geografia, grazie al cazzo. Vabbè, comunque sia, è l'esatto opposto di quanto ho sentito da ogni persona che abbia lavorato con lei. Mi sembra una pessima descrizione. Chris ha fatto un lavoro grandioso nel raccontare le condizioni di lavoro a Hollywood nel settore degli effetti visivi e in particolare alla Marvel. Uh, bisogna che mi decida a comprare un cazzo di, di braccio per il microfono. Uh, C'è chi dice che Alonso, donna di origini argentine, apertamente gay, che negli anni si è molto esposta anche sulle scelte della stessa Disney, sia stata un capro espiatorio dopo il recente insuccesso di Ant-Man and the Wasp Quantumania. Si tratta di una visione un po' riduttiva, basti pensare che il film precedente, Black Panther Wakanda Forever, è stato candidato all'Oscar proprio per gli effetti visivi. Un'idea chiara di quanto accaduto non potremo farcela finché non sapremo effettivamente come è andata e soprattutto quale direzione prenderà la carriera di Alonso ora, a parte che cioè questa è, 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 una, è un desiderata, che queste sono questioni in cui, boh, in retroscena eh, scapperanno mai fuori. Mm. Infatti, è assolutamente possibile che si sia trattata di una scelta personale della produttrice che, non vedendo opportunità ulteriori di crescita all'interno dei Marvel Studios, rispondeva Kevin Faghi e Luis Sposio, potrebbe aver deciso di intraprendere un'altra strada. Vi terremo aggiornati. Boh vabbè, sì, ma infatti non si saprà mai nulla. Vedremo cosa. Bra Bob Ciapec. Uh, non Brian Chapek, no, Bob Chapek uh, non cioè ragazzi, non ci avrebbe senso dopo che eh, è stato eh, elegantemente eh, invitato a levarsi da, dai coglioni come, come CEO della Disney e lo fanno uscire da, da, uh, dal portone, e lo fanno entrare dalla porta di servizio. Non penso proprio, non penso proprio. Uh, ci sono circa, mh, numero difficile da leggere, calciatori famosi che si chiamano Alonso. Beh sì, vabbè. Sì, eh? ah no. Branch, ah ok. Chiedo Venia. E... Boh, vabbè. Ma... A me, mettessero chi vogliono, ma ritornassero a fare film e serie TV eh, apprezzabili. Perché eh, so, Ves, che tu sei molto più, più morbido di me da questo punto di vista. Ma ripeto, le ultime produzioni dei Marvel Studios, proprio nonostante io ora stia indossando questa cosa qua, è quasi non lo so, un, uh, tipo uh, l'elmetto il, 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 da soldato del soldato Joker col simbolo della pace e born to kill, non lo so. Vabbè, vedremo un po'. A proposito di stracci che volano, vediamo se Mirko mh, ha pubblicato il pezzo. Sì, bello, bello, bello. Qui continuiamo a parlare, di, cioè veramente è un periodo fantastico per i cinecomic, non perché stiano uscendo... Uh, film di qualità ma perché stanno volando veramente proprio queste eh, star che si prendono a unghiate nye, nye, nye. cattivo, cattivo, cattivo nye, nye, nye. colpa tua, no colpa mia, no colpa tua, no colpa di quell'altro vabbè forse, forse se non facessero dei film di merda il problema non ci sarebbe ma vediamo un po' ieri ieri sì, il 21 uh, non l'abbiamo letto, abbiamo letto solo il titolo, abbiamo visto che su, su Twitter c'è stata un po' un'esplosione di accuse verso The Rock e, e il suo ego che appunto uh, avrebbe ucciso sia il franchise di Black Adam che quello di Shazam. Ricordiamo che nei fumetti questi personaggi sono uh, intrinsecamente uh, collegati. Nel primo Shazam uh, doveva comparire in una scena extra una scena post-crediti eh, Black Adam, ma The Rock ha detto no perché ha sempre detto che voleva mantenere eh, ben separato il suo Black Adam da Shazam per una questione di, di toni del film. Io, cioè, adesso con tutto il bene che posso volere a The Rock, non è che quando ho visto, vabbè, vabbè, Black Adam, ma anche divertito, visto a casa in 4K, non è che ci ho, ho, ho speso soldi. Eh, cioè, non, 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 ho spero, non è che l'ho visto in maniera. Cioè, mi hanno mandato il Blu-ray il 4K a casa. E, mh, lo specifico perché non si sa mai. Mi dissocio e, mh, alla fine. Cioè, mi sono anche divertito. Eh, non è quello. Probabilmente, se l'avessi visto al cinema, non in professione stampa, pagando 20 euro, mi sarei detto: Ok, che cazzo me l'ha fatto fare non lo metto minimamente in dubbio visto comunque sia a casa lo vedi con, con un altro con un altro mood ehm, però cioè stiamo parlando sempre e comunque di un cinecomic pg 13 con dei momenti di, di ironia spicciola che se paragonata a, a, a quella del primo Shazam, peraltro perde i punti. A me il primo Shazam è piaciuto tanto proprio perché è, è, è un film, è un blockbusterone per, per ragazzi, nel senso più nobile del termine, eh, con una regia anche mediamente ispirata, dei protagonisti in parte. Quindi... È stato, è stato folle non, 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 non collegare questi due pellicole al netto del fatto che poi dopo c'è stata la pausa che c'è stata per colpa del, del coronavirus però vediamo sì. che in questi giorni uh, Shazam non lo sta vedendo nessuno nonostante gli appelli dei realizzatori di Rachel Zegre che dice oh, ma siete cattivi parlate male del mio film cattivoni eh, benvenuta e noi facciamo facciamo clickbait, quindi ognuno, ognuno si becca le, le critiche del, del proprio settore. Sbattete nel cazzo perché se Rachel Zegler hai fatto un con Spielberg, ma che te frega di quello che dicono i disadattati sui social. Vabbè, comunque sia. Zachary Levi conferma le voci sull'interferenza di The Rock nei piani su Black Adam e Shazam! Alcune ore fa vi riportavamo la notizia di un certo malcontento dei fan legato a The Rock e alla sua propensione a voler condividere la scena con un supereroe come Superman eh, rispetto a uno di serie B come Shazam, finendo per minare possibili crossover tanto attesi dagli appassionati dei fumetti. The Rap ha poi sganciato una bomba pubblicando un pezzo intitolato Il sabotaggio di Shazam 2 e Black Adam ad opera di The Rock rivelando che l'attore si sarebbe opposto apertamente a una scena dei titoli di coda in cui la Justice Society of America, apparsa in Black Adam, reclutava Shazam, costringendo David Sandberg a sostituirli all'ultimo minuto con Emilia Harcourt e John Economos. Ah, okay. uh, ma non è tutto. Scusate, rettino. Visto che Johnson si sarebbe opposto anche a un cameo di Zachary Levi in una scena di titolo di coda di Black Adam. Zachary Levi non ha lasciato che le voci restassero tali, confermando in una storia su Instagram la validità delle indiscrezioni. La verità vi renderà liberi. Ta -ta -ra, ta -ra -ra -ra. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a Bad Taste Plus, potete dire la vostra nello spazio nei commenti, ma visto che qua siamo su Twitch, vediamo un po' cosa state dicendo nei commenti della chat. L'ego di The Rock è l'unica entità... Esistente più muscolosa di lui, eh, probabilmente sì, eh, però ragazzi, c'è anche il discorso che se fai cioè, un certo mestiere, l'egomania è il presupposto. Uh, chi fa l'attore è uh, una perfetta unione fra un, un, una persona che dovrebbe fare tanta terapia, e, e lo fa, e um, l'egomania e il, uh, il continuo. Uh, riconoscimento del proprio sé attraverso l'approvazione di un'entità esterna ed incontrollabile chiamata pubblico. Quindi, Shazam, lo rivedremo secondo me, il concetto di famiglia, gruppi improbabili, eroi, temi cari a James Gunn. Bah, vedremo un po'. Comunque, dopo averla vista sullo schermo della sala Energia, capisco perché l'hanno scelta per fare Biancaneve. Ha una bellezza che buca lo schermo. Sì, perché è caruccia, caruccia, non la metto in dubbio, io non ho visto Shazam 2 in West Side Story pellicola che è, ripeto me non, è, non è cattiveria ma io con gli ultimi Spielberg non, non riesco ad andare troppo d'accordo ma l'ho trovata uh, più insulsa di Ansel Elgort che in quel film è davvero insulso quindi vabbè, quindi questa è, è la situazione decisamente poco rosea uh, che uh, sta uh, come dire Uh, accompagnando i progetti cinefumettistici eh, della, della World, anzi che ha accompagnato perché si presuppone che con questa nuova guida di, di James Gunn e Peter Safran le cose possano andare un po' in maniera un po' più sensata. Eh, staremo a vedere. Eh, già c'è James Gunn, che cioè, Peter Safran, uno che fa i cazzi suoi, sta zitto. Cioè, James Gunn, al quale voglio anch'io un mondo di bene è un altro individuo che, come eh, J.K. Rowling, anche se per motivi diversi, dovrebbe prendere sto coso qua uh, e proprio levare le app dei social e lasciarle semplicemente con il suo login al suo team stampa. Non per se sei mesi, un anno. Cioè, proprio si dovrebbe staccare dai social, anche perché come cazzo c'è questo? che adesso è a capo di una divisione eh, cinematografica di una major, eh, che lavora a film da 200 milioni di dollari di bug. Dove cazzo lo trova? Il tempo di andare a rispondere a qualsiasi rottura di cazzo che lo tagga su, su Twitter dicendo, ah, ma tu sei come Benigni quando faceva lavorare sempre Nicoletta Braschi. Cioè, ma che te frega? Ma penso che prima o poi un rilancio cinematografico di, di Lanterna Verde ci sarà. Però, questa mattina è uscita anche una, una... Cioè, sì, è uscita stamattina, le dichiarazioni sono di, di ieri. Sta roba che io quando l'ho letto ho detto prego? E se già, ripeto, sto film... Cioè, un film su Renfield, dove c'ho Nicola Cage che fa Dracula, a me me l'hai già venduto, proprio così. Non, non voglio sapere nient'altro, no? E poi adesso cioè prima qualche giorno fa hanno fatto uno spot cioè vediamolo già che ci siamo che quando l'ho visto ho detto eh? I am Dracula you will make a very good assistant I work for Dracula what you're like the guy that gets the villain's postmates let's see I do other stuff too like what wash his cape no that's right clean only <laughs> I attend his needs especially <laughs> during daylight hours <laughs> you okay no Renfield is it yummy yes we did our article 14 can you Uh, questo spot che inizia uh, con una citazione così marcata a uh, uno dei film più belli della storia del cinema, ovvero sia il Dracula del 1931 di Todd Browning con Bella Lugosi. Uh, bravi, 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 bravi. E adesso appunto il, il regista uh, Chris McKay uh, spiega nel corso di un'intervista che lui in realtà... Cioè, ieri abbiamo, abbiamo pubblicato il pezzo in cui lui diceva che questo film lui non l'ha concepito e né la Universal lo ha prodotto con l'intenzione di, di provare a rilanciare in un altro modo un, un Dark Universe. Per chi non lo sapesse, <coughs> il Dark Universe è stato un tentativo di universo cinematografico um, che la Universal voleva fare, eh, un universo cinematografico de dedicato ai mostri classici eh, della Major. Mostri che ormai sono in, in dominio pubblico, chiaramente. Però nel, nel considerando appunto la, la Universal, c'era il discorso. Che eh, ne, agli albori della, della Major, quando eh, il leggendario Carl eh, Lemmel eh, aveva eh, aperto appunto lo, lo studio c'è stata questa grande tradizione di, di, di film horror, appunto Dracula, Frankenstein il mostro della laguna, l'uomo invisibile eccetera 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 e quindi si sarebbe eh, ricollegata a quel discorso lì chiaramente con delle pellicole adeguate ai tempi e adattate ai tempi. La mummia con Tom Cruise è andata come è andata eh, quindi questo Dark Universe nonostante poi fossero stati fatti annunci in pompa magna, avremo Javier Bardem eh, Johnny Depp eh, Ricky Premi e Cotillon e alla fine non si è fatto più nulla e uh, abbiamo visto. Anni dopo c'è stato l'uomo invisibile di Lil Nell, prodotto dalla, dalla Blue, Mouse, Blue Mouse, che dovrebbe essere al lavoro anche su un altro film di, di Dracula. E per un momento eh, sembrava che la Universal avesse dato le chiavi di casa del Dark Universe a, a Jason Blum. Poi non si è capito, anche lì si è un po', è un po perso, anche perché quell'uomo produce. Quattro film horror a basso budget all'anno che fanno una marea di quattrini, quindi non lo so. Però vabbè, parlando appunto del suo Renfield, Chris McKay ha detto no, non è l'inizio di un franchise, però in un'altra intervista ha detto, e, è il vero... io questo film l'ho inteso come il vero e proprio sequel del Dracula di Todd Browning. Ho detto di continuo al marketing che era quella la maniera con cui ci saremmo dovuti riferire al film, come al diretto e unico sequel di Dracula. So che potresti ribattere dicendo che c'è la figlia di Dracula, che comincia collegandosi direttamente al film di Todd Browning, ma non c'è Bella Lugosi, e c'è un serie di personaggi completamente differente. Ed è anche un gran film, nel caso tu non l'abbia visto. Per lo meno è quello che penso io. Ma per me, questo è l'unico sequel diretto con il Dracula e il Renfield di quel film. Per cui sì. Mi piacerebbe che venisse usato questo concetto nel marketing. Sarebbe un modo divertente per posizionarlo. Il più grande intervallo di tempo fra un film e il suo seguito, più di Psycho, quello che è. Immagino più di Avatar 1 e 2, visto che pare sia passato un bel pezzo fra questi, fra questi due film. Grande, grande, grande curiosità. Ah. Ho letto che la Warner si sarebbe pentita di aver spoilerato il cameo di Wonder Woman nel trailer di Shazam. Allora, io non so se è proprio una forma di, di autosabotaggio per cercare di affrancarsi eh, in maniera totale dai cinecomic che sono stati fatti e proprio fare una, una tabula rasa. Eh, boh, non no, no me lo riesco a spiegare. Eh, anche perché hai visto con Black Adam che Henry Cavill non ha portato al cinema nessuno. Cioè, eh, hanno così girato in tondo, eh, dico, non dico e dico, prima che il film uscisse, eh, facendo capire in maniera esplicita che Superman sarebbe tornato nella scena dei titoli di coda, proprio per cercare di galvanizzare il pubblico. Il pubblico non è rimasto galvanizzato, se ne ha ampiamente sbattuto gli Zebedei e. Mh, quindi, quanta, quanta gente eh, poteva portare al circo? Por cazzo, non era un, un elicottero, un insetto, boh, vabbè, scusate. Ho visto un'ombra nera, tipo una bestia, una bestia alata del Signore degli Anelli. E, cioè, se non c'è riuscito Superman di Henry co cosa poteva fare a Wonder Woman di Gal Gadot? Peraltro, reduce da quel bellissimo film, Wonder Woman 1984, Warner ha già spoilerato Wonder Woman in The Flash anche se ne sbattuono vabbè ma The Wonder Woman che sia o non sia in The Flash non ne frega un cazzo a nessuno perché The Flash eh, comunque sia è un film che tu vendi con l'effetto eh, nostalgia di, di, del Batman di Keaton ok quindi cioè io manco me l'ho accorto che l'hanno spoilerato che pure in The Flash ci sia Wonder Woman ti giuro avremmo sicuramente scritto l'articolo non l'ho scritto io perché sennò mi sarei ricordato ma proprio me, me è proprio passata sopra la testa questa informazione, ma uh, sti cazzi ma come in realtà... Io, io trovo assurdo eh, in realtà il concetto stesso di... Però purtroppo così funziona, eh, anche noi facciamo parte di, 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 di questo meccanismo, cercando di adottare tutte, tutte le, le cautele e il rispetto del caso. A me di base fa ridere molto il fatto che qualcuno... Si debba sorprendere se nel film con quel dato supereroe ambientato in quel dato mondo o universo, o quel che cazzo è, compaia un altro personaggio di rilievo o, o magari di secondo piano, che, che vive in quell'universo, no? Cioè è il discorso che abbiamo fatto in passato con The Batman e Joker, bravo, Matt Reeves. Che tre settimane prima dell'uscita del film, quando l'avevamo intervistato uh, al Jacket virtuale, Parlava tranquillamente di, di Joker nel film, cioè io mi devo stupire del fatto che in un film intitolato The Batman, dove c'è un personaggio un miliardario chiamato Bruce Wayne che di notte si riesce da pipistrello e va in giro a prendere accartonati in faccia i cattivoni per le strade di una città chiamata Gotham City, mi devo stupire se a un certo punto nel film compare un personaggio noto come Joker, cioè alla lunga. Sto meccanismo di, di attese pretestuose a me è un po' stanca, anche perché viene poi uh, applicato a film che, soprattutto lato Marvel Studios, dal mio punto di vista, stanno un po' perdendo uh, il filo del discorso. Buongiorno, Venom Snake. Twitch Tom, premesso che ogni progetto di universo cinematografico ha presupposti commerciali, nel caso dell'MCU ci fu una idea, nel caso del DCU ci fu solo un piano aziendale. Non ci hanno mai creduto veramente, montagne gravide che hanno patto i totopolini. Assolutamente, c'è stata sempre una, una, forte, una forte confusione nei, nei, nei progetti della Warner e paradossalmente io ho sempre sostenuto che da questo punto di vista... Christopher Nolan prendete con le pinze l'affermazione che sto per fare, abbia fatto più danni che, che benefici, cioè noi abbiamo avuto tre film di Batman che hanno fatto a loro modo la storia, uh, Batman Begins è stato, credo, il primo forse lo, lo disse anche Nolan anni fa nel corso di un'intervista. Il, il primo effettivo reboot, di una saga così uh, famosa, collegata a un'icona pop come quella, quella di Batman. Okay? Noi avevamo avuto uh, i due film di, di Tim Burton, i due di Joe Schumacher, che in ogni caso, per quanto differenti, erano arrivati eh, non proprio uno dietro l'altro, ma quasi perché: 1989, eh, 1991, 92 quel che era. Eh, buongiorno Sara underscore me stiamo parlando attualmente del problema gestionale dei cinecomic in casa, in casa Warner, poi comunque sia qua sotto nel banner che sta girando, c'è cioè un po' un riepilogo dei, dei topic principali della mattinata e abbiamo parlato di delle nuove indiscrezioni su Victoria Alonso che ha lasciato i Marvel Studios, gli stracci volati fra The Rock e, e, e Zachary Levi, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, sì, dicevo, eh, abbiamo avuto tre film di Nolan ben fatti. Poi, dopo, al nostro Francesco Lo, come sapete, non piacciono, ma uh, è una voce che, che, che grida nel deserto. Eh, film che erano ambientati in una Gotham City, che era un universo contenuto, un universo a sé senza possibilità di, di, di espansione al netto dell'ammicamento finale del, del, uh, del terzo film in cui il personaggio di, di Joseph Gorno-Levitt eredita palesemente mh, la, le, le funzioni di protettore di Gotham dopo che uh, Bruce Wayne se n'è andato a Firenze uh, insieme a Catwoman a bere un po' di Fernet. Dopo abbiamo visto che con Zack Snyder le cose sono andate come sono andate, sempre perché poi mh, tutto si è andato ad incrociare in, in un contesto in cui la Warner stava attraversando dei casini anche a livello dirigenziale. Cioè, abbiamo visto che ne, negli ultimi dieci anni uh, in Warner è successo di tutto e di più, anche se chiaramente venivano prodotti film uh, extra, cinefumettistici, di. di di notevole, di notevole importanza Clint Eastwood comunque sia negli ultimi dieci anni ha fatto 82 film con la Warner eh, Bradley Cooper, A Star Is Born cioè adesso non c'è bisogno che andiamo a, a vedere a fare la checklist di tutti i film di rilievo prodotti dalla Warner negli ultimi dieci anni. Ciò detto c'è sempre stata eh, questa, questo tentennare mentre con i Marvel Studios al netto dei problemi che ci sono stati internamente mentre eh, Kevin Feige doveva ancora eh, rendicontare a Marvel Entertainment e quindi a Ike Permutter eh, and company. C'è cioè, comunque sia stata eh, un'idea un eh, editoriale eh, più, più marcata, che poi dopo è stata aggiornata in corso d'opera in base agli esiti dei film, tutto quello che vogliamo, però c'era eh, il germe iniziale appunto dell'idea era quello di arrivare a, a quello che è stato il, il primo blockbuster ultra crossover. Uh, di, di questo tipo ovvero sia il primo, il primo Avengers no? con la Warner c'è sempre stata questa sì no vogliamo creare un franchise però è importante che ogni autore mantenga la sua idea perché vogliamo essere uno, sempre uno studio filmmaker -driven, bla 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 sono Successe le cose che sono successe. Dopo tu affidi tutto uh, a Zack Snyder e dopo non ti sta più bene quello che fa Zack Snyder perché con Batman V. Superman in casa solo 900 milioni e non sfonda il tetto del miliardo, come tutti eh, si aspettavano, dovesse fare un film che, che, che proponeva le due più importanti eh, icone fumettistiche della, della DC Comics, e dopo abbiamo avuto appunto queste robe un po' spot on il primo Shazam è andato bene in relazione al budget, cioè se guardiamo in casi di Shazam pre-pandemia ha incassato grossomodo quello che ha incassato Black Adam, no? So che Black Adam ci ha avuto un costo spropositato di, di 190 milioni di budget fra riprese aggiuntive più altri 80-100 milioni quant'è stato di, di, di PA per il tour stampa. E Shazam verrà costato costati 90, quindi chiaramente i, i, i rapporti di forza uh, sono son diversi più dopo ricordiamo che ci sono sempre la, la, la contabilità di Hollywood è sempre molto uh, fantasiosa e, e, e non chiaramente intelligibile uh, detto questo lo stesso Black Adam uh, sì, molto probabilmente uh, ha generato delle perdite dal circuito cinematografico ma chiaramente nel lungo periodo i soldi la Warner ci rifà perché la vendita dei diritti televisivi diritti streaming eh, copie digitali un video eccetera 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 eh, sappiamo bene che contrariamente ad esempio un videogioco che c'ha un'esistenza un molto più effimera se, se tu fai un blockbuster se Hogwarts Legacy non avesse rifatto in mezza giornata Uh, I soldi che ha fatto, se non avessi incassato 900 milioni di dollari in mezz'ora, sarebbe stato un problema perché un videogioco dopo quattro mesi te lo ritrovi già a prezzo budget uh, oppure nelle offerte primaverili del PlayStation Store o di, di Xbox Live o Xbox Store, come cacchio si chiama, non mi ricordo mai. Scusate, io sono Nintendaro e sonaro. E un film. A, a un arco di vita attraverso il quale recuperare i soldi fatti ben più ampio diventa un caso nel tempo, magari fra dieci anni eh, faranno le proiezioni di mezzanotte di Black Adam insieme a Rocky Horror Picture Show diventerà un capolavoro camp andremo tutti mascherati eh, da eh, Justice Society a vedere, a vedere Black Adam Eh, ma sì, ma assolutamente. Ma scusa, eh, Twitch Tom, uh, a parte che in realtà Ni uh, tu stai dicendo perché poi, questo non so se finirà in un podcast. Boh, vabbè, io ancora non ho capito niente di cosa fa Berni. Chiaramente era impossibile da prevedere all'epoca. Ma ricordo con un sorriso sulle labbra le vostre live su YouTube del 2017 in cui escludevate i rumor sul disastro di Justice League e sul fatto che non ho ragazzi. Il film di Snyder al 100%. Wedon si limiterà ad andare su set e gridare azione. Mm. Allora, sì, probabilmente l'avremmo detto, se lo dici, mi fido uh, chiaramente, uh, nonostante io abbia sia, sia la, la memoria storica di Berni. Perché per il Berni si ricorda un cazzo, Mirko no, Mirko è molto più, più lucido di, di Berni. Uh, in realtà, anche lì, da, da, da Justice League, io ricordo molto bene che uh, noi avevamo ricevuto anche. Delle, delle foto uh, dei set in costruzione ed erano uh, dei set in costruzione che ti facevano capire che si stava ripetendo quello che era accaduto con Suicide Squad di David Dyer, eh, chiaramente non quello di, di James Gunn uh, quando uh, stavano facendo le riprese aggiuntive di uh, Suicide Squad un uccellino cinguettò le nostre ricche dicendo ragazzi guardate che agli studios della Paramount che sono stati affittati dalla, dalla Warner per questo film non è che stanno allestendo una stanzetta per un picapino per un, per un fegatello di un primo piano hanno ricostruito set interi e se ricostruiscono il set intero di un film Capisci che non lo fanno per rigirare una scena di raccordo fra momento A e momento C, in cui forse ci starebbe meglio narrativamente e, e registicamente un momento B. Con Justice League stava accadendo la stessa cosa. Io penso, non lo so, forse era Berni che l'ha detto. Io penso che, ero sicuramente più fiducioso del fatto che, eh, che, che Weddon avrebbe dato magari un'impronta più, più leggera. Uh, a Justice League eh, mantenendo comunque sia una coerenza uh, al film dopo l'abbiamo visto tutti quel film cioè, è, è, è un Frankenstein è un pezzi di cadavere montati insieme così come il Suicide Squad di David Ayer uh, piaciuta o non piaciuta uh, quantomeno la, la, la Snyder Cut adesso togliendo tutti i discorsi di contorno, fandom tossico, Restored the Snyder sbattiamoci un attimo il cazzo, eh, ah, ah, comunque si sì, ha una sua coerenza interna, è un film che ha un inizio, uno svolgimento estremamente lungo e una fine, però no, non è quella nefandezza vista al cinema nel 2017. Adesso vediamo appunto che diamine accadrà con... Uh, con questo nuovo corso di, di James Gunn e Peter Safran in ragione anche del fatto che ripeto, Peter Safran cioè non è che è arrivato lì uh, in Warner <ride> passavo qua per caso no, cioè è uno che con James Wan ha, ha creato il Conjuring Universe Mm, e quindi eh, una persona a cui gli azionisti della Warner anche già il, il David Zaslav il nuovo, il nuovo CEO post-merger con, con, con Discovery doveva andare lì e fare appunto come Wayne e Garth, noi non siamo degni noi non siamo degni, siamo cacchetta siamo cacchetta perché il Conjuring Universe ha fatto fare un quantitativo abominevole di quattrini alla Warner con un budget cumulativo eh, ridicolo, quant'è che è l'ho anche citato in qualche Vediamo un po' su The Numbers Conjuring Universe The Numbers allora se noi vediamo i soldi che ha fatto il Conjuring Universe cioè sono allo stato attuale delle cose, vabbè cioè, qui ci hanno messo The Num 2, chiaramente ancora manca perché eh, deve uscire, devono girarlo e quant'altro allora Partendo dal primo dei Congi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 film con un budget totale di 100, arrotondiamo 180 milioni, 180 milioni per 8 film, ha incassato cumulativamente 2 miliardi. 100 milioni di dollari, cioè c'è un rapporto di, di, di costi ricavi che eh, mangia in testa con coltello e forchetta ai film dei Marvel Studios o a qualsiasi altro blockbuster della stessa, della stessa Warner. No, quindi, e, e non è che sei limitato a lavorare al Conjuring Universe. Ciao, agente Cooper, un saluto volante. Voglio. Um, non è che sarà limitata a lavorare al Conjuring Universe, perché poi, insieme a, a James Wan regista che noi su Bad Taste amiamo, amiamo, e nonché un regista che ama Bad Taste. Tutte le volte che lo intervistiamo, e ripeto: scusate il momento uh, veramente auto, auto celebrativo, proprio auto celebrativo, celebrativo, del sito. Tutte le volte che incontriamo James Wan che ci dice: Ragazzi, io io adoro il vostro sito, io adoro Bad Taste. Cioè, non è così scontato che un regista americano sia così informato su un sito per quanto popolare di, di un'altra nazione in un'altra lingua cioè ragazzi io quando l'ho intervistato cos'era per, per Megan che mi ha ridetto oh bad taste I love your website io cioè, stavo lì e dicevo, James sto giro non ti posso abbracciare perché non siamo lì fisicamente però TVB eh, cioè comunque sia eh, Peter Safra insieme a James Wan ha prodotto Aquaman 1 che ha incassato più di un miliardo di dollari al, al, al box office. Adesso Aquaman 2 e, e dopo anche il primo Shazam e il secondo Shazam eh, che Sara dice ieri ho visto Shazam c'è un dettaglino particolare che ho appena collegato grazie a questa lista. Se, ah beh, eh, Annabelle, no? Tanto si vedeva anche del trailer, mi pare. Sì, sì. E, ecco, cioè... Quindi c'è un senso se Peter Safran è stato messo dalla Warner uh, a capo di DC Studios insieme a, a James Gunn. James Gunn, poi che dal da, da canto suo con i Marvel Studios ha fatto quello che ha fatto e con la Warner, vabbè, il suo The Suicide Squad non è andato benissimo, anzi, non è andato affatto bene al botteghino, ma è uscito in un periodo di merda. Ma poi comunque sia sì, ha, ha, ha realizzato la serie di. The Peacemaker che io purtroppo non ho visto perché da noi è stata distribuita due mesi fa su Team Vision, che io non è cattiveria, ma eh, abbiamo eh, 4-5 abbonamenti attivi al netto del fatto che certe volte, eh, ve l'ho detto, ci ripassano eh, come, come omaggi stampa. Quest'anno non ci ha passato, no, c'è una Paramount Plus, mi pare che col fatto che apriva ce l'hanno eh, passato. Se no, allo stato attuale delle cose sappiate che noi... Eh, il petiata di Shazam, giusto, si chiama Dario Bava. Eh beh, 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 direi. Ehm, Diceva, stiamo, stiamo pagando tutti. anzi non ci avevo fatto caso, però ecco, non, Vision, non ce l'ho. Però Peacemaker è stata apprezzata eh, in ogni dove, quindi c'è un senso se hanno detto, ma ok, ci abbiamo già sentito persone qua. Poi James Gunn ha finito con i Marvel Studios. Ce lo teniamo. Eh, bravi, cioè hanno, hanno, fatto, hanno fatto bene. Va bene, comunque sia. Vediamo se dobbiamo... Sì, dovremo, cre, credo parlare di un'altra cosa poi dopo devo tornare a scrivacchiare anche perché oggi pomeriggio sarò al lavoro solamente fino a una certa ora perché dopo ho da fare dei, dei personal dicks. Allora, innanzitutto vediamo, questo non è nel, nel roll sotto, però è interessante. Ieri... Um, è arrivata la notizia che i Daniels che per intenderci sono i registi freschi di Oscar per uh, Everything Everywhere All At Once uh, hanno lavorato a Skeleton Crew la nuova serie di Star Wars poi è uh, arrivato un chiarimento nella giornata di ieri è stato rivelato che i Daniels sono stati impegnati alla regia di un episodio di Skeleton Crew e dopo aver ricevuto numerosi commenti online, i registi di Everything, Everywhere, All At Once hanno voluto, eh, hanno voluto chiarire i dettagli del loro coinvolgimento. Daniel Kwan ha infatti spiegato su Instagram di aver ricevuto numerose critiche e che titoli delle notizie possono essere fuorvianti. Non preoccupatevi, non stiamo lavorando alla serie intera, eh, abbiamo diretto un episodio. Qui c'è un, uh, un. Ah, no, scusate, devo comunicare in redazione. Uh -huh. Abbiamo diretto un episodio. Ok, ti do begno. Amiamo John. Allora, John Watts ci ha contattato proponendoci di fare una puntata molto tempo fa, ancora prima che E.O. uscisse nelle sale. Amiamo John, amiamo Star Wars, abbiamo uh, amiamo imparare a usare nuove tecnologie. Abbiamo incontrato incontrare i nuovi cast, le nuove troupe e avevamo bisogno di giorni di lavoro per mantenere la nostra assicurazione sanitaria quindi è stato un sì facile Sta cosa delle assicurazioni sanitarie di questa gente che lavora a Hollywood che rischia di, di perderla come lo stesso K.U. Kwan che vabbè abbiamo girato la puntata un anno fa ed è stato incredibile lavorare con un cast e una troupe così talentuosi sono entusiasta all'idea che possiate tutti vederla rivolgendosi a chi ha apprezzato Everything Everywhere All At Once Kwan ha quindi chiarito il nostro film sarà un progetto originale targato Daniels. Quindi potete smetterla di preoccuparvi e smetterla di fastidirmi chiedendo uh, informazioni. Ok. Allora, eh, a posto, però, come vedete qua, nel sottopancia, commentiamo rapidamente questa cosa, perché ieri ho commesso l'errore poi di andare a leggere i commenti su Facebook. Eh, vabbè, mai leggere i commenti, come insegna anche Rafa Spacca tutto. Il rogate Matarazzo eh, cioè ha detto una cosa giustifica è un ragazzo ancora giovanissimo uh, in ogni caso gli attori sono persone che lavorano se vengono ingaggiati e effettivamente lui mi pare che dei giovani attori di Stranger Things è quello che ha fatto meno roba uh, ex, extra Stranger Things um, e quindi che ha detto Penso sia interessante vedere come le persone abbiano reagito alla serie ed è stata così importante per tutti noi. Per me, la serie è stata essenziale per la crescita che ho vissuto durante la mia adolescenza. Eh, ha definito un decennio della mia vita. Poi ha ammesso. C'è dell'entusiasmo perché vuoi concludere la storia, vedere come questi personaggi si evolveranno per l'ultima volta e come concluderanno i loro percorsi, ma c'è anche una profonda paura. Non solo è stato fantastico, ma inoltre ha rappresentato un lavoro che mi ha dato sicurezza per un po'. Ora devo tornare a essere un freelance. Ecco, effettivamente l'attore è un freelance. Cioè, a meno che tu non abbia appunto un contratto che ti lega eh, a, a un franchise per vent'anni, come chi lavora al Marvel Cinematic Universe. cioè... Se, se qualcuno ti ingaggia, lavori. Se nessuno ti ingaggia, stai a casa a fare la calzetta. Eh, sì! Poi esatto! gente Cooper Ho, ho, ho commesso l'errore di andare a leggere i commenti ah, adesso farei un lavoro vero, ah, ma lavori solo te. Allora, tutti i disoccupati del mondo. Cioè, è brutto, cioè, non... che fogna! Cioè Facebook. I social tendenzialmente proprio sono il male sulla terra e vabbè, ma Facebook ogni giorno che passa diventa una, una cloaca che, che, che vomita putridume umano ogni giorno di più. Cioè poi gente che per lo più se dopo incontri per strada non è che ci avrebbe mai il coraggio di dirti quella cosa in faccia perché dopo è sempre il discorso col, con le tastiere sono capaci tutti, ma I calci, i calci nel culo a sta gente. A parte che esatto, quello c'è pure una condizione fisica, eh, una, adesso non ricordo uh, il, il nome, ma uh, no. Ma Sara, guarda una roba c'è. Cioè, allora, il, il diritto di critica è sacrosanto, per carità. Può esserci anche la critica feroce e tutto quello che vogliamo, però anche la critica feroce, dal mio punto di vista, andrebbe fatta comunque sia utilizzando. Uh, quantomeno un'educazione di, di fondo, no? Cioè, se io non condivido quello che te mi scrivi nella chat, non è che ti insulto, così wow, va bene, non è così. Me, posso anche dire, guarda, a me stai c'è una cazzata, e un poi no, bon, amici come prima, cioè, anche perché si ritorna sempre al solito discorso. Stiamo parlando di questioni che amiamo, ma tendenzialmente stiamo parlando di film, serie tv, videogiochi, fumetti. Però veniamo da tre anni in cui la gente, questa, questo, questo concetto astratto eh, e, e multisfaccettato, ha detto quello che ha detto su, su quello che tutto il mondo eh, ha patito e continua a patire, e adesso altro sta dicendo su, su un'altra questione che succede a tra virgolette pochi chilometri da qua. Dopo no, non rimango neanche stupito del fatto che parlando di, di un attore di una serie di tv venga fuori tutto sta, tutta sta credine tutta sta, bah. ma poi a me cavano persone adulte che mi insultano gravemente manco secondo. no ma allora eh, sì i coetanei miei ammetto cioè eh, che cioè chi c'ha fra i 30 e, e i 40 anni non lo so boh non so che cazzo succede nella testa della gente però in realtà adesso è, tutto, è, è un cortocircuito per cui eh, chi, chi, chi è più giovane. E poi per me, se sei, se sei più giovane, c'è anche più diritto a dire, a dire delle, delle cazzate. Perché tanto cioè, mh, non nascondiamoci dietro, dietro un dito: eh, col tempo uno impara a stare al mondo, poi dopo in realtà col tempo uno si rincoglionisce pure, come tante persone stanno giustamente dimostrando sui social, come stai dicendo. Però buona roba. Spiazzante, unico modo di rispondere a sta gente è come Kent Brockman. Parole dure, parole dure. uomo davvero sa, sì, ma non è così parole dure. Sono parole stronze che è diverso. cioè Le, le parole dure le possiamo utilizzare noi tranquillamente, qua in una, in una live su, su Twitch, parlando delle, delle cazzate che fanno i Marvel Studios con le sceneggiature degli ultimi film o, o, o del marketing della Warner che ti dice che c'è Wonder Woman in Shazam 2 con uno spot. Oh, vabbè, ragazzi che dire comunque allora eh, è arrivato il tempo di far scivolare via questa live come, come lacrime nella pioggia no non è vero perché in realtà troverete il vod eh, sia qua su twitch se siete abbonati o se no eh, su, su youtube io ho detto in tempi non sospetti che ci vorrebbe un patentino per stare sui social agente cooper allora qua ecco l'abbiamo detto anche ehm, anche in una live quella con Antonio Mor, mi pare che l'hai seguita. Eh, internet con il passare del tempo uh, ha mostrato il fianco a, tutto, a, a, tutti i suoi, a tutti i suoi difetti, perché una volta appunto per stare su internet c'era bisogno di un minimo di skill, diciamo, adesso, ribadisco, stai sul cesso e stai cagando, c'hai questo in mano e puoi scrivere che nel vaccino del covid c'è cioè il grafene e, e, ed è collegato col 5g eh. buongiorno vedete che sono appena entrati mi dispiace continuamente fare accenno a una educazione di certa utenza continua come ho detto che sono un grande professionista grazie buona giornata buona giornata anche a te ma sì ma allora ragazzi cioè eh, in realtà ormai mh, non parlo per me eh, ma in realtà anche altri membri, membri dello staff Fondamentalmente sti, sti cazzi, cioè proprio ping, ping, ping. Io a ah certa, se mentre so con gli amici in giro con la mia compagna e me sto allegramente eh, al sole a bere uno spritz, se tu non tu e se tu entità generica c'hai così tanto tempo libero da dedicare a. Queste continue dimostrazioni eh, d'odio perché non, qui non è più critica, appunto, è odio gratuito nei confronti di qualcuno, qualcosa, un attore, un sito, quel che l'è. Io fondamentalmente ti invidio perché vuol dire che non c'è un cazzo da fare. Poi, dopo rifletto e dico: No, ma che vita triste che c'hai, mi fai pena umanamente parlando. No, adesso c'è, prima c'era lo scemo del villaggio, adesso lo scemo del villaggio c'ha 100.000 follower su Instagram, capisci? O, o, o c'ha uh, un milione di follower su TikTok, o quel che l'è. No, ma infatti, cioè, scappa fuori il discorso durante, durante le live. cioè me frega, frega cazzi purtroppo aumentata la porzione di gente che non riesce ad affrontare le proprie frustrazioni adeguatamente si sfoga uh, infatti sì, sì 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 però converrai con me che lo fai a, a 14 anni lo fai a 40 anni ripeto ti dico sei un poveretto o una poveretta che non c'ha niente non, non c'ha niente nella vita e mi fai pena uh, dallo scemo del villaggio al villaggio degli scemi esattamente comunque sia dicevamo Uh, oggi torneremo in live alle 21 con in bed night saremo credo gli eberni sì perché tanto Mirco e gi appunto sono uh, non sono missing in action perché stanno lavorando ma non possono fare live eh, questa settimana non avremo ospiti eh, posso già anticipare che la prossima settimana sì non so se faremo due appuntamenti serali o se la bed night verrà anticipata a lunedì sicuramente lunedì alle ore 21 Faremo uh, una live qua su Twitch. Ci sarà Luca Mazzocco, ci sarò io e ci sarà, uh, lo dico perché tanto ormai ne abbiamo parlato, ed ha dato piena disponibilità. Ci sarà con noi Giovanni Santonucito, degli amici della Slim Dogs, per parlare di cosa? Per parlare di. Resident Evil 4. Sì, perché passeremo uh, una serata per però, Aspettate, c'ho qualcosa qui. Questo è il pezzo d'epoca che aprirò perché sta chiuso da 15 anni, è arrivato il momento di, di aprirlo. Un forastero! Il Censo Ganado. Questo era dell'epoca Resident Evil 4 per GameCube e poi PlayStation 2. Però... Vabbè, tanto città sta raga, demo, Remake del 4, chiaramente, sto simpatico umorista. Uh, immagino che ci allieterà con tutto il suo carico di simpatia anche nel remake per uh, PlayStation 5. No, ehm. Um... Switch to, lasciamo stare. Matalo, matalo! Esatto, grazie per averci seguito. Ah, aspetta, la no, gente Cooper. Eh, C'ho anche questo. Io l'occasione appunto della live di, di lunedì il primo e unico: no, il primo e no, unico no, il primo zombie di Resident Evil. Questo chiaramente c'è un po' um, il, il look del remake del primo per, per GameCube, peraltro. C'è anche un removable limbs quindi posso anche staccargli gli arti. Che figata! E c'è pure l'adorabile canetto. La campana, Lord Sadler. Chissà, no vabbè, questo sì, c'è nella demo, ci ho giocato, vabbè. Comunque sia, lunedì parleremo di Resident Evil 4 e non solo, parleremo un po' di, di tutto il franchise di, di Resident Evil, videogiochi, film, serie TV, film in computer grafica, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, sto chiacchierando troppo, devo tornare a scrivere. E guardate nel panicesto le altre live della settimana. Ciao. Pronta in boss e recensione di Delta, dice Niola. Ok, vabbè, ciao.